Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata, oggi parliamo di Ayrton Senna e la relazione che ha avuto con il marchio Tagoyer. Ora naturalmente parleremo anche di altre passioni di Ayrton Senna e tralascerò solo ecco, alcuni dati per quanto riguarda la carriera che ha avuto in Formula 1 perché credo che la conosciate tutti. È stato campione del mondo nell'88, 90, 91. Oltretutto ha vinto 41 gran premi e poi ne ha vinti 6. Addirittura a Monte Carlo che è considerato insomma il gran premio, quello più, insomma, quello più prestigioso perché si disputa all'interno della, della città. Ora lui nasce a San Paolo no? nel 1960 e poi morirà proprio a Imola nel 1994 quindi aveva solamente 34, 34 anni ora questo è per quanto riguarda insomma senna lo conoscete tutti è stato probabilmente se non il più grande pilota di formula 1 uno, uno tra i più grandi no di, eh, di sempre e però aveva anche altre passioni. Ecco, io direi che innanzitutto possiamo dire che era, insomma, siccome era anche un bel ragazzo, era un tipo elegante, un tipo insomma che si vestiva non solo elegante perché si vestiva anche in modo formale, quindi insomma con una certa classe, ma era un tipo che anche quando vestiva sportivo aveva insomma un certo, un certo stile, ecco, quindi spesso era vestito anche in modo piuttosto sportiveggiante, ma sempre insomma con un, con un certo riguardo, sempre con una certa, con una certa cura, no? ricordiamo i mocassini con i quali insomma guidava anche le auto, i mocassini di pelle con i calzini, con i calzini bianchi, poi insomma spesso ci aveva questi giacchettini no? che, portava in, ehm, che portava in giro. Ecco, era uno che incontrava con le donne, ora sappiamo che la più famosa insomma relazione che ha avuto, anche se un po' segreta, è stata con Carol Alt, ma in particolar modo credo anche dalle fotografie insomma che si trovano in, in rete, quella che è stata la fidanzata anche dell'ultimo dell'ultimo periodo si chiama Adrian Galistau, Stau, penso eh, che si pronunci così, comunque insomma è una bella donna ora che ha quasi 50 anni. Insomma, all'epoca si vedano le fotografie, era una insomma proprio anche notevole, era una, insomma, una bionda di un, certo, di un certo tipo, in gioventù era stato anche sposato per pochi mesi, ma insomma, niente non, non, nulla di duratura. Insomma, poi dopo aveva avuto queste, queste fidanzate, e insomma, quindi aveva avuto cioè, aveva una certa passione, ecco, anche per quanto, per quanto riguarda le donne. Scusate un attimo. Sì, pronto? Perfetto, perfetto, arrivo subito, ok. Perfetto, grazie, grazie. Ciao, ciao. Ok, perfetto, finito. Allora, era uno sicuramente che con le donne aveva un certo appeal e, insomma, quella era una passione. Dopodiché c'aveva la passione per il volo, infatti sapeva pilotare anche l'elicottero, quindi, insomma... Un tipo anche molto eclettico in, eh, da questo punto di vista, e poi aveva la passione anche per le moto. Spesso si vede anche con, eh, un, eh, con le Ducati. Ora, le Ducati oggi sono anche beni di lusso, no? sono anche visti in questo senso. All'epoca erano più eh, moto tecniche, cioè moto molto performanti. Erano moto all'avanguardia, ma da un punto di vista proprio della meccanica, anche oggi lo sono, ma lo sono in un modo anche diverso, cioè sono anche più uno status symbol. All'epoca erano sicuramente qualcosa che era ancora di più legato con, eh, con la passione, e insomma, ci sono tante fotografie che ritraggono proprio in eh, Ayrton Senna con queste, insomma, con queste con queste moto, con queste Ducati Alcune naked credo fossero dei monster, una e poi addirittura insomma moto da, da strada insomma che lui, che lui possedeva. Naturalmente c'è anche la passione per le auto. Ora in particolar modo una delle auto che è più legata a Hirton anche se pare che all'inizio non ci fosse un stato un grande, un grande amore è la, la Honda NSX, se anche qui se non, vado, se non vado errato, che è una naturalmente sì, una NSX che è naturalmente una, una macchina che viene prodotta da Honda che produceva i motori per la, la McLaren, e, quindi c'era questo, questo legame all'inizio lui non era particolarmente non era rimasto particolarmente colpito dal dal motore più che altro dalle performance della, della macchina stessa <coughs> Ma ecco entra proprio si eh, a un certo punto collabora proprio con con la onda per migliorare ecco quella la macchina la macchina stessa ora a riprova del fatto ci sono anche tanti video su internet no su youtube dove si vede lui che prova credo a suzuka un questa quest auto a velocità insomma eh, peraltro insomma vestito anche con un giacchettino e appunto e, e, e i mocassini in pelle ecco si nota al di là di quello che e si possono trovare video che fanno vedere proprio la questa honda nsx nera che era proprio la sua quindi la acquistò o comunque le la regalarono ma ce l'aveva tant'è che in un video del, di 6 o 7 anni fa viene provata da Barichello questa, questa macchina, quindi questa la macchina di, di Ayrton Senna viene. C'è cioè questo video dove Barichello la, la utilizza in un, uh, in un circuito. Quindi, insomma, anche insomma, se vi capita, datela a vedere quel video lì perché mi sembrava anche particolarmente, particolarmente interessante. Quindi alcuni, alcune passioni no, che non sono in particolar modo legate con l'orologeria, fatto sta che lui indossava spesso questo orologio, lui indossava dal, credo, dal 1988 quando va a finire in McLaren questo eh, Tagoyer S. E poi slash e l line sports and elegance Chronograph, è un cronografo che io ho messo in che vi ho messo in copertina e questo, questo cronografo viene spesso visto e questo ci sono tante fotografie che appaiono anche su, in, su instagram e che lui lo indossava spesso io lo trovo spesso indossato da lui con il cinturino, in gomme, il cinturino in pelle oppure con il cinturino anche in metallo, con il bracciale in metallo, quindi nelle due, eh, nelle due, mh, nei due modi, però l'orologio veramente veniva indossato tanto da lui, cioè, tanto e anche quando in posti diversi, cioè quando era non so, a Monte Carlo, quando era in Brasile, cioè veramente era un orologio quando era in barca. Veramente era un orologio che lui indossava tantissimo. Ora può darsi che lui non fosse effettivamente. Noi non sappiamo se fosse un, un grande amante dell'orologeria. Però possiamo dire con certezza che quello era un, un orologio che a lui piaceva. Perché, se no, non lo potevo. Cioè, uno va bene, ok, sei Lo devi utilizzare, però, cioè, poi, mh, quando la sera esci, puoi anche insomma, non, non utilizzarlo. Probabilmente, io credo che nel caso di, eh, di Senna ci sia stato non solo il fatto che lui era un ambasciatore perché era lo sponsor, ma perché eh, Tag era proprietaria non solo di Tagoi, ma era proprietaria anche di, della McLaren. Quindi c'era un, un doppio link. Io credo che sia... Cioè, nel suo, modo, cioè nel, nel suo modo di ragionare, questa è naturalmente un'interpretazione mia che non, posso, non è basata su, assolutamente su nulla, però se io posso a un certo punto permettermi di lanciare ecco, un'idea, un lui era talmente ossessionato diciamo così, con il mondo diciamo, delle, della Formula 1, delle, delle auto, delle, del, del, del suo lavoro, no? con la sua anche professionalità che a un certo punto lui questi strumenti, parlo della Honda NSX, che, eh, parlo dell'orologio de, dell no? di Tagoyer, cioè facessero un po' parte, capito, di tutto questo, di questo mondo, no? di, questa sua, di questo suo essere, perché fondamentalmente Ayrton Senna è quello c'è cioè una grossa componente di Ayrton Senna, è il, sono le corse, no? sono le, insomma, ecco questo, questa, eh, le competizioni. No? E quindi io credo che il volerci portare a casa anche una parte di, di, queste, eh, di questo mondo ecco, fosse fosse anche il fatto di portarsi a casa questa Honda NSX e portarsi a casa anche questo, questo orologio, ecco, indossarlo sempre, perché fondamentalmente erano quello che era, l'essenza sua, era l'essenza di quello che viveva diciamo, nella sua professionalità a giro, a giro per il mondo, no? che fosse in Giappone o che fosse diciamo, a Monte Carlo, che fosse insomma, dove, dove c'era una, una, una competizione no? della, della Formula 1. Era un unicum, ecco, secondo me. Ecco, questo è naturalmente l'interpretazione. Può essere che sia anche troppo poetica, può essere anche di no. Però non si spiegherebbe altrimenti il motivo per cui lui questo orologio effettivamente ce l'aveva veramente sempre. Sempre, sempre presente. No? Questo, questo orologio. Anche nelle, anche nelle occasioni più formali. Quindi lui aveva questo orologio sia quando era a casa, quindi in in circostanze ecco, sicuramente più familiari, sia in circostanze più formali dove lui indossava anche indumenti diciamo più formali, quindi, eh, ecco, quindi anche da sera, no? E poi indossava sempre l'orologio, spesso qui si vede con il cinturino in pelle, lo indossava anche durante il Gran Premio. Quindi veramente si trova raramente una, una, cioè un, una persona che indossa così tanto un orologio. Quindi io credo che ci fosse un legame, per forza c'era un legame, dico lì, eh, più profondo dell'orologio stesso, insomma, voglio dire. Questo è uno che poteva comprare qualsiasi cosa, eh, intendiamoci bene. Intanto perché era ricco di famiglia già prima, benestante. E poi comunque era uno che non è che correva per un pezzo di pane. E Comunque era tre volte campione del mondo, non è che è stato quindi uno insomma un pilota di secondo piano. Ecco. Quindi, ecco il messaggio che volevo lanciare: che volevo questa mia idea che volevo lanciare con questo video è che c'è un ambasciatore forte che ha Tagoier, c'è, e quindi che, che è sicuramente Ayrton Senna, insomma. Questo, questo sicuramente. Dopodiché ci sono anche degli orologi naturalmente che Tagoyer ha lanciato. Io di questi non ve ne sto neanche a parlare perché io non, non credo che lui fosse un designer. Ecco, ce n'è uno, il Tagoyer 6000, Senna che pare o vogliono dire che lui abbia in qualche modo collaborato, ma fondamentalmente era una, un orologio che ricopiava ecco, le linee di quello che indossava lui fondamentalmente. Durante, insomma, durante la, 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 la sua vita, perché poi quello lì è un orologio che uscì, credo, tipo nel 94, insomma, no? A fine 94, dopodiché ne sono stati fatti altri, ma tutti in memoria di, di Senna. Ecco, e quindi e sono stati creati, ma insomma, ognuno poi ha avuto la sua, la sua, la sua storia però ecco che qui secondo me interessa, interessa meno. Ecco quello secondo me che è più rilevante qui che rileva è che sicuramente Ayrton Senna aveva una relazione profonda con Tag. Ecco questo è fondamentale. Cioè lui aveva una relazione soprattutto con Tag e con Honda e per cui si era portato a casa l'Onda NSX della quale aveva collaborato per la realizzazione. E poi si era portato a casa il Tagoyer perché Tag era proprietaria sia di McLaren sia di Tagoyer. Questa è la mia idea. E quindi c'è un legame, un link fondamentale, diciamo così, tra Ayrton Senna e, e, e Tagoyer. Io spero, insomma, che lo porti in avanti e, e che, lo, che lo possano anche sfruttare, ecco, Tagoyer. Ok. Come sempre, se questo, se questo video vi è piaciuto mettete un like, se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!